Quando si parla di auto come Audi e-tron Sportback, che costano sicuramente cifre non alla portata di tutti, si tende a pensare che la tecnologia che vediamo su modelli del genere sia irraggiungibile, non la vedremo mai sulle auto da comuni mortali. Invece non è proprio così, perché la tecnologia che debutta su modelli top di gamma in realtà spesso, molto spesso, è un'anticipazione di quello che vedremo poi nei modelli che tutti noi guidiamo in strada. Tanto tempo fa, infatti, anche il secondo specchietto era un sogno, qualcosa che solo le auto più ricche avevano. E vi do alcune date e alcune informazioni. 1978 debutta la BS. Anche in quel caso molti avranno pensato, beh, c'è solo sulle macchine di lusso, noi dovremo ancora modulare la frenata manualmente. Oppure 1995 arriva l'ESP, 1998 viene introdotto da un marchio tedesco il sistema di cruise control adattivo che riusciva a regolare automaticamente la velocità dalla vettura che ci precedeva. Vi suona nuova questa cosa? Beh, in realtà oggi abbiamo visto che tecnologie del genere sono arrivate addirittura fino alle segmento B e in molti casi anche alle segmento A. Con il tempo, quindi, si è ridotto il delta che separava il debutto della tecnologia su auto come queste dall'arrivo su auto un po' più, diciamo, di massa. Vediamo quindi, come direbbe Jeremy Clarkson, 5 più una tecnologia che quest'auto anticipa e che presto arriveranno sulle reasonably priced car. Numero 1. I LED per la sicurezza. E-tron non monta lucine solo per sembrare un'astronave. Se sta arrivando un'auto o un pedone o una bicicletta, queste diventano rosse per segnalarci di non aprire la portiera. Quelle anteriori poi integrano le segnalazioni del monitoraggio angolo cieco. Numero 2. Gli specchietti retrovisori virtuali. In questo caso non sono solo a beneficio dell'aerodinamica, ma riescono anche a migliorare il comfort degli interni perché riducono le turbolenze che si verrebbero a generare proprio in questa zona. Videocamera a risoluzione 1280x1080 pixel che poi proietta le sue immagini su un display interno addirittura OLED a risoluzione 1200x800 pixel. La cosa interessante è che l'immagine è fluidissima, è regolabile, viene regolata addirittura automaticamente. In autostrada, per esempio, si restringe il campo visivo per permetterci di percepire meglio la velocità dei veicoli che sopraggiungono, mentre in città, invece, o in manovra o in retromarcia, ci zooma o comunque ci sposta l'inquadratura su quei dettagli che potrebbero essere più interessanti per la manovra, come per esempio il marciapiede. Purtroppo però Honda in questo caso ha fatto di meglio perché ha posizionato più in alto gli schermi interni, qui invece Audi li posiziona in basso. Ci si deve un pochino abituare. Numero 3. La visuale a 360 gradi. Certo, per arrivare a questi risultati ci vuole un hardware di un certo livello, questa è grafica 3D mixata con le immagini delle videocamere, ma in realtà già oggi le auto di fascia media ci propongono comunque lo stitching della visuale delle diverse videocamere che ci permette di avere una visione a vista di uccello. In questo caso abbiamo molti più dettagli, abbiamo molta più scelta per quanto riguarda le videocamere, ma anche per esempio l'angolo, possiamo creare una regia mobile, ma ci arriveremo. Numero 4. Il recupero dell'energia automatico, o meglio l'intensità automatica. Oggi su alcune elettriche ancora siamo vincolati a selezionare il livello manualmente tramite un tasto, una paletta al volante, però auto come e-tron ci insegnano che fra poco, e in realtà questa tecnologia si sta già diffondendo in maniera più repentina rispetto ad altre anche sul mass market, avremo la possibilità di far gestire tutto al computer sfruttando i radar e avendo quindi una guida molto più fluida, ma allo stesso tempo una rigenerazione molto più efficace. Auto del genere oggi ci consigliano addirittura quando alzare il piede, perché tanto sanno che affronteremo già una rotonda oppure incontreremo già una coda. E inoltre la rigenerazione viene anche considerata nelle situazioni di tira e molla, ma con traffico un pochino più fluido, quindi quando abbiamo strada libera l'auto veleggerà automaticamente, invece quando ci sono situazioni di traffico intensificherà la rigenerazione. Numero 5. Android Auto Wireless o Apple CarPlay Wireless. In realtà questa sarà una delle tecnologie che forse debutterà presto, molto presto, anche nel mondo delle auto da comuni mortali, perché è quella che magari fa anche vendere, quella che un po' alletta il millennial che cerca questa funzionalità. Beh, oggi c'è su un numero ridotto di auto, come per esempio questa e-tron, che ci permette di eliminare completamente i cavi, perché noi poi andiamo a usare la base di ricarica wireless, che in realtà questa è diffusa su tutti i segmenti, per la ricarica, più
il collegamento wireless per gestire il mirroring del nostro smartphone sullo schermo principale della vettura. Head-up display, oggi auto come queste proiettano sul parabrezza direttamente con buona risoluzione, buona luminosità e buoni colori. Beh, in realtà questo accade già sul mondo del medio di gamma, ma utilizzando il vetrino. L'evoluzione futura che vedo per i prossimi anni è quella di eliminare questo accessorio poco estetico e ingombrante per avere una visuale direttamente sul parabrezza e quindi sulla strada.